Oggi un mega iper vuota la spesa. Per la seconda volta. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui. Se vedete ombretta stanca è perché già questo video in realtà l'avevamo girato, ma il microfono lo aveva dimenticato acceso. Se ne occupa lui del microfono. Vergogna, vergogna. E quando è andata a spegnere la videocamera perché avevamo finito di girare il video, mi ha detto: amore, ma il microfono era spento. Niente, non ci perdiamo in chiacchiere, continuiamo e riniziamo tutto quanto. Questa è una spesa che noi abbiamo fatto sia alla Lidl che all'Auchan, vero? E sei contenta di questa cosa? Bene, abbiamo ed speso in totale... è una spesa enorme, ragazzi, un 100, video enorme. Un 150 euro abbiamo speso. 200 tra 200? L'uno e l'altro, sì. Tra l'uno e l'altro un 200 euro. Allora, cominciamo subito con la Lidl, okay, che ne forza. Pensate? Cominciamo con due prodotti veramente molto buoni e sono le creme. La crema ai funghi e crema agli asparagi costano 75 centesimi a bustina, ne ho comprate due di queste e due di queste. Sono due prodotti molto molto carini per le cene, quando c'è freddo, tornate stanchi, non avete voglia di mettervi lì troppo a spadellare. 750 ml di acqua e una bustina e fate una crema per tre persone, perché questa, a differenza di quelle che più blasonate, è realmente per tre persone. Le altre invece sono sempre un pochettino braccino corto, ne dovete fare sempre due buste per tre persone, invece queste ci 75 bastano. Centesimi la busta e sono senza glutammato aggiunto, senza coloranti aggiunti, senza conservanti aggiunti e senza olio di palma. Molto molto buone. Okay. Poi tre confezioni di latte parzialmente scremato che uso sia per Enzo, che la mattina bevi il latte, che per le preparazioni culinarie. Questo della Bibona mi trovo abbastanza bene, devo dire, mi trovo bene. Bene, il latte. Buono. Bene. Cacao amaro in polvere, molto buono questo della Lidl, è il mio secondo preferito, svetta sempre in classifica il cacao amaro Perugina. Però meravigliavo. Prima di questo, prima di conoscere questo, per me esisteva solo il cacao amaro Perugina, perché tutti gli altri proprio erano di un sapore che non reggeva il confronto, specie nelle cioccolate calde, nelle creme, nelle preparazioni basiche. Questo invece è... devo dire. Bravo. Molto molto buono. No, è della Belle Bake. È della Belle Bake, non so chi lo produca, non so se la Belle Bake è uno stabilimento. No, non è Tanquam. E guarda, la seconda volta che giro il video, quindi smetti di fare lo spirito sone. Buonissimo. Buonissimo, forza, tieni. Quanto corre. Costa? 1,89 euro. Enzino ha voluto le pane choc, era ora di merenda quando siamo andati a fare la spesa, lui era stato a fare la sua attività pomeridiana, quindi gli ho preso le pane choc e le ho trovate aperte perché una subito in macchina l'ha voluta. Non sono certo delle merendine molto salutari, ma nella gamma delle merendine sono quelle un po' meno dannifiche, alla fine hanno soltanto 125 calorie per pezzo, non sto a guardare macro micronutrienti perché qua è inutile. Per me, per il sabato sera, il mio stravizio, la Coca-Cola Zero, che prendo non per dimagrire o per non ingrassare, ma perché mi piace il sapore. Io la preferisco alla Coca-Cola normale, purtroppo, ma è buonissima, molto più frizzante, molto più spumosa. 5 bottiglie di passata Mutti, la mia preferita per consistenza, per dolcezza, per mancanza di acidità. È molto molto buona, 100% pomodoro italiano e soprattutto la cosa che più mi interessa sono gli ingredienti, che vi dico subito: 99,5% di pomodoro e poi il resto è sale, quindi ha uno 0,5 di sale. 99 centesimi. Buonissima. Ho ripreso uno stravizio, i carciofi alla romana, buoni buoni buoni, questi col gambo. 2,89 euro. Veramente spettacolari questi carciofi, vale la pena. Sono 4-5 pezzi, ma sono spettacolari.
spettacolari, una droga, i migliori carciofi alla romana in barattolo che io abbia mai mangiato. Caffè, le nostre capsuline, eccole qua, le prendiamo alla Lidl perché sono molto buone, ve le abbiamo recensite, trovate qua il video, 3,19€. Vi metto qua il video della playlist con tutti i video dedicati alle capsule della Dolce Gusto. Noi abbiamo smesso di fare video delle capsule, però se voi siete ancora interessati a provarne altre varietà, prima vedetevi però tutti questi, ma se voi siete interessati a provarne altre varietà, fatecelo sapere che noi ci mettiamo in movimento. Ora il pane, ho preso un pane buonissimo, e a testimonianza che è buonissimo, guardate, ve ne faccio vedere un altro perché ne ho presi due, ed è stato già profanato da qualcuno, è il pane al grano saraceno e noci. È questo pane qua, una forma a cuore, gli manca un'aletta al cuore ed è buonissimo. Vabbè, così vi faccio vedere anche l'impasto, è stato spezzato ovviamente con le mani, è così, è delizioso, specialmente accompagnato con i formaggi, con il gorgonzola, wow, ma è delizioso anche così, senza niente. Gli ingredienti non sono il top, diciamo che tra i pani della Lidl c'è di meglio, però come sapore penso sia il migliore. Quindi è pane di grano saraceno e noci. Sì. Galletta time. Ho comprato un po' di gallette. Ho comprato le gallette bio al farro, molto molto buone, ma ancora più buone sono le gallette bio al mais, queste qua. Golosissime, seppur prodotti che possono sembrare molto dietari, ci sono molto molto buoni. Gallette di mais 89 centesimi. Mi piacciono sia con i formaggi spalmabili che con le marmellate, con le creme di nocciole, insomma con tutto ciò che ci si può spalmare sopra, ma anche l'accompagnamento e le insalate. E poi per gli spuntini ho preso anche le gallette ricoperte di cioccolato, due confezioni di queste fondenti e una confezione di queste al latte al cocco. 99 centesimi. Le mie preferite sono queste però. Ho preso due confezioni di banane Dole bio. In questo periodo sto comprando ormai soltanto banane bio, dopo aver visto un documentario pazzesco in cui si denunciava l'immissione di pesticidi e un sacco di veleni sulle piantagioni di banane. Questi campi vengono irrorati dall'alto attraverso l'utilizzo di aerei che spruzzano su tutto, su tutta la piantagione, quando in mezzo ci sono le persone, i lavoranti, i braccianti, le persone che stanno lavorando. Quindi una cosa eticamente sconcertante, oltre al fatto che anche dal punto di vista salute è agghiacciante, perché sono proprio veleni che stanno a contatto con la buccia, il tutto per prevenire le macchioline nere della buccia, neanche dei parassiti che possano scalfire il frutto. E quindi mi sono dedicata più alle bio, sebbene sono Dole, 45. Sono Dole, che era proprio la marca inficiata in quel documentario. È su Facebook, cercatelo, vediamo, casomai lo dovresti ricondividere su Due Cuori Una Cappa. Ok. Poi ho preso una cosa che piace tanto a Gabriele, ma non solo a lui, è vero, anche Insino. Ho preso le pannocchie che io faccio arrostite col burro. Non ho incominciato a fare battute, doppi sensi, cose, è una pannocchia. Sei tu quello della pannocchia, gli altri non ne fanno battute, veramente, doppi veramente, sensi. Sì, sì. Molto, io già li sento che ridono, fanno le battute. Ne ho prese due confezioni. Il totonno! Il totonno non può mancare, ne ho presi di due tipi. Ho preso per loro il tonno della Nyx all'olio extravergine d'oliva, poco più di 1,50€, buonissimo. La confezione grande, quella da 160 grammi come lordo e 104 grammi sgocciolato, un tonno molto buono. Io lo uso più di altro per le preparazioni, insalate di pasta, insalate di riso, couscous, però è buono anche mangiato così. Mentre per me ho preso il Nostromo Zero, quello, il tonno al naturale. 1,99€. Non lo uso quasi mai, a me il tonno non piace moltissimo, però ogni tanto, per variare. Della De Gustibus ho sentito molto parlare per quanto concerne i sughi, ma non ho mai trovato un sugo che contenesse solo pomodoro. 99 centesimi. E io, come avete visto, prendo soltanto sugo con pomodoro. Questa però è la caponata. La caponata si deve provare se siamo siciliani. Non sono d'accordo, io per me la caponata non esiste proprio in barattolo. Vabbè, però no, invece se sei siciliano la caponata in barattolo l'hai sempre mangiata. Tu non l'avevi mai mangiata, ma noi tutti siciliani conosciamo la caponata in lattina, nella lattina gialla. Quelle che quando passate dal rullo dell'aeroporto vi dicono: apra la valigia, signora, e
Aprite la valigia. Ma chi sono questi? A mia madre sempre. La caponata. La mamma porta, ah, vero, la mamma porta caponate, formaggi. Mia mamma in valigia metteva le caponatine per mia sorella e ogni volta che passavamo dal check-in sti barattoli di... Io gli dico, oh, proprio la focalizzazione visiva dei barattoli di caponata che continuano a girare nei rulli, sì, sì, del, capito, del robot, certo, del nastro trasportatore. È un inferno. La caponata, quella con la lattina gialla, con la melanzana bella viola stampata. Vabbè. Un saporaccio quello, no, secondo me. Invece questa vedremo, magari è più buona. Poi ho preso una golosità molto molto buona, ho preso una confezione di bauli extra golosi all'albicocca, sono dei mini croissant bauli, ma di una bontà divina, gli ingredienti neanche li guardo, sono giusti giusti per una famiglia da tre, ce ne sono due a testa e basta, e sono molto buoni. Gli oli, allora, ho preso sia l'olio di semi di girasole che l'olio extravergine d'oliva. Questo costa 1 euro e qualcosina e questo 3,99 euro. Sono buoni, non sono eccelsi, ma sono passabili. Non è il canale di Ombretta se non c'è la zucchetta. E allora ho preso due zucche mantovane, molto buone. Purtroppo mi sono dovuta fermare a due perché erano esaurite. Ma queste zucche le compriamo solo noi, secondo me. Non è bello, erano esaurite, erano buoni, sono buoni. Le metto in 2000 preparazioni, dolce, salato, agrodolce, qualunque cosa, per me la zucca. Ne fai muffin, ne fai biscotti, fai gli gnocchi, mi raccomando, se vi siete persi la ricetta, questa zucca ve la do in testa. Buonissima. Andate a vedervela. Un'altra cosa buonissima sono, ne ho prese due confezioni, questi grissini della Certossa. 2,18 euro. I grissini integrali con semi di sesamo, molto molto saporiti, sfiziosi per le insalate, sapete, quando la sera non vi va di mangiare il pane. Bravo, veramente per accompagnare l'insalata, bravo. Rimanendo in tema di cose tonde e arancioni, ho preso i cachi mela, eccoli qua, la mia passione. Toti? Un amico tuo. Oh Loti, i cachi mela, coltivatori, dei giovani coltivatori, speriamo che siano buoni. Molto molto buoni, per me Loti, zucca, castagne. Non Toti. Nuova raccolta, mele Val di Nosta, le ho prese molto belle, sono molto rosse, sembrano le mele della regina cattiva di Biancaneve. Un profumo pazzesco, che ridi? No, pensavo alla regina cattiva. Ho preso una confezione di zucchero, nulla da segnalare. E già che stiamo guardando i dolci, vediamo le cose peccaminose della nostra spesa. Cioccolata! Peccaminoso! Allora, per me e per tutti, a noi piace questo, il fondente Nero Novi è spettacolare. Poi ho preso un fondente della Fincarré, poi ho preso un cioccolato bianco, sempre della Fincarré, 55 centesimi. E poi della... Questo come si chiama? Shogetten, che ne so ragazzi, di questa marca qua, ditemi voi come si pronuncia, ho preso il cioccolato con ripieno Similoreo, che deve essere una delizia, è diviso già in quadratini, così uno non cade in tentazioni, questi tedeschi dividerli in quadratini è una perdita di tempo, potrebbero fare una tavoletta unica, così, un quadratino unico. No. E poi Enzino ha voluto questo. 1,99 euro. Per una preparazione, sempre su questo canale, che vedrete molto presto e che mi ha chiesto lui, ho preso la marmellata di albicocche. Questa 1,29 euro. È 1,29 euro, ma non ve la consiglio perché è soltanto al 50% di frutta, quindi ha un sacco di zucchero dentro, ma io la devo usare veramente, vedrete, per fare una cosa, a parte il fatto molto dannifica, e poi per una tantum. Ma voi, se cercate una buona marmellata, questa poi se la finirà mia madre, che tanto a lei non fa male niente, quindi la può mangiare tranquillamente, e per fortuna, grazie a Dio. Per fortuna, meno male! Ma ci sono marmellate molto più buone con una percentuale di frutta maggiore. Una confezione di farina 00, due confezioni da tre pacchetti di uova bio, sono le uova migliori che ci sono alla Lidl, ve le consiglio, ma sono proprio buonissime sia come uovo e soprattutto come etica che le accompagna, perché sono da galline felici. Speriamo. Speriamo. 1,19 euro la confezione.
cioè il pacchetto, il pacchetto da 4. Per i carnivori di casa, cioè tutti e io molto raramente, non mi sono ancora piegata, la costata di maiale, tra tutta la carne il maiale è quella che preferisco, è la più magra, insomma basta che guardate su internet capirete il perché, quindi ogni tanto la costata di maiale ci sta. Sono 5 costate, 700 grammi. Quanto costa la costata? 3,79 euro. Ho preso un deodorante CN Hot Pink, è sempre reparto carta igienica, reparto carta igienica. Questa molto buona, molto sì. Buona. Non si è lamentato nessuno, quindi no. E poi ho preso i pod della Formil, le pods della Formil per il bucato. Io ho usato quelle della Lush, molto buone. Queste verdi non le ho mai prese, mi pare. Ho usato quelle viola, le provo e vi dico. 3,69 euro. In casa un'altra carnivora è la mia bambina pelosa, che in 2 settimane si farà fuori questi due vassoi da 500 grammi di macinato bovino per adulti. Bouclé mangia la carne fresca, mangia la carne lessata con la pasta e lei è serena così. Passiamo ai freschi. Allora, una confezione di parmigiano reggiano a tocchetti. Questo lo uso per tutto, sia come alimento, sia a scaglie nelle insalate, che come condimento gratuito. È sempre un alimento ovviamente, ma dico va, lo posso usare sia per mangiarlo direttamente o per addizionarlo a sostanze o ad alimenti più compositi. Poi il burro non può mancare. Poi ho comprato 3 confezioni, ve ne faccio vedere 2, di fiocchi di latte buonissimi, 65 calorie per 100 grammi, molto molto buoni. La mozzarella per 1,99. La pizza, con questa mi trovo molto bene. Mi avete chiesto nel video degli gnocchi cosa fosse il pepato, eccolo qua. Il pepato vecchio è questo, un formaggio, un pecorino in pratica, pepato, perché sono i pepi in grano, vecchio, perché c'è il pepe in grano invecchiato. Molto molto buono, se venite in Sicilia non potete non mangiarlo. Ho preso lo stracchino, molto buono anche lui. Il quark. 2 confezioni di formaggio magro quark, buono, nulla di eccezionale. 2 mozzarelline light, queste della Lovilio, ve le consiglio perché seppure light sono molto 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 buone, saporite. Morbide, saporite, cremose. La Philadelphia l'ho presa in entrambe le versioni, light e originale, originale per Enzino, light. Salutiamo Kaori. Ciao Kaori. Abbiamo poi preso una mega confezione da 500 grammi di spinaci e poi ho preso i surgelati, i tranci di salmone, buonissimi. E comodissimi da avere in freezer, 11,99 euro. Sì, li hanno aumentati questi. Poi ho preso il fish bake, una preparazione di merluzzo con un condimento sopra i broccoli, mentre questo invece è con un condimento di erbe, spezie e pangrattato. 2,79 euro la confezione. Io li prendo per emergenza quando non ho tempo di cucinare. Brava. Poi sono andata alla Auchan a prendere 4 cosine 4, delle cose che non trovo alla Lidl, o meglio che alla Lidl trovo in italiano ma a me servono in siciliano. In siciliano, brava. Vi spiego. Allora, innanzitutto ho preso i pomodori secchi. I pomodori secchi alla Lidl ci sono, ma non sono come i nostri pomodori secchi, perché noi abbiamo tutto cunzato, cioè condito. Ora vi faccio vedere la differenza. Questo è il pomodoro secco, ma questo è il pomodoro secco siciliano. Guardate cosa c'è di aglio, spezie, peperoncino e olio. È tutta un'altra cosa come sapore. Questi io preferisco prenderli nei supermercati che trattano prodotti siciliani, così come le olive nere che ci sono alla Lidl, ma non sono le olive cunzate, sono olive. Queste invece sono olive, olive nere colossal condite, e anche queste le vedete da qua, sono condite con tutto, aglio, spezie, peperoncino, sono molto piccanti, molto molto buone. Sempre lì all'Auchan ho preso 3 confezioni di ravioli di Giovanni Rana alla zucca. Lo conosci? I Gioia Verde sono, penso, spettacolari, se sono come quelli che abbiamo mangiato oggi, cioè sono 2 generi completamente diversi, però la qualità è ottima. Questi costano 3,29 euro, sì, a pacchetto.
mentre quelli che abbiamo mangiato oggi, vi faccio vedere, quelli costavano di meno, 2,20 euro a pacchetto, mentre quelli di oggi sono costati 3 euro. Questi 3,29 euro e sono questi gli sfogliavelo innamorati, gli sfogliavelo cacio e pepe, spettacolari ragazzi, spettacolari. Li ho fatti a Enzo e a mia madre al burro e parmigiano, per noi invece li ho fatti in brodo, erano squisitissimi. E poi, siccome si sta avvicinando il freddo, abbiamo preso dei legumi. Ho preso delle lenticchie decorticate, queste qua che si cuociono in breve tempo, e poi delle lenticchie mignon classiche che faccio anche passate. Insomma, le lenticchie in autunno non possono mancare, così come tutti i legumi. Bene, questa è la nostra super spesa. A questo si aggiunge anche l'acqua e mi pare cos'altro. Vabbè, qualche cosa per la bellezza. La carta igienica. No, qualche cosa per la bellezza che vedrete sul canale. Benissimo. Ombretta. Prima di chiudere il video voglio ringraziare tutti voi. Siamo arrivati a 25.000, quindi grazie. Grazie ragazzi. È una soddisfazione avervi qui anche così tanto numerosi. Veramente, nonostante ci sia Ombretta, quindi grazie per esservi iscritti a questo meraviglioso canale. Mi raccomando, preparate tutte le ricette, perché su Due Cuori e una Cappa si realizzano solamente i video. Qui c'è un bambino che sta chiedendo una cosa, dillo tu. Però a me non vi iscrivete al mio canale, perché? Perché non vi iscrivete al suo canale? Iscrivetevi anche su Potitoys, vi aspetta numerosi. Rendete felice qua un il bambino. Link. Potitoys è il canale di Enzo, dove è col suo papà, naturalmente vi mostra i suoi giocattoli, vero amore? Diglielo, venite, vi aspetto. Bravo. Parole che vengono dal profondo del cuore. Grazie mille ancora per essere qua. Mi raccomando, continuate a vederci, continuate a condividere i nostri video. E ringraziamo Ombretta per aver girato questo video. Si vede dalla faccia che sei molto rilassata e per nulla incazzata. Ehi, non dire queste parole sul canale. Benissimo. E soprattutto, ragazzi, adesso a me tocca risistemare tutto questo. Quindi vi mando un grande bacio. Vi saluto e ci vediamo sempre qui sulle nostre tavole. Ciao!